Benvenuti al secondo episodio dedicato a Dungeons & Dragons Collector's Quest, la nuova collezione di carte e figurine Panini in onore del 50° anniversario del gioco di ruolo più famoso al mondo. Nel primo episodio abbiamo unboxato insieme lo starter pack contenente l'album e ben 10 pacchetti di figurine, purtroppo nessuna carta in edizione limitata. In questo video invece andremo ad aprire ben 36 pacchetti contenuti in questo box reperito a Lucca Comics and Games del 2024. Spero di dare una bella spuntita alla collezione, ragazzi, quindi non perdiamo altro tempo e cominciamo. Eccoci qui con il box che andiamo subito ad aprire senza perdere tanto tempo, perché 36 pacchetti, ragazzi, saranno tanti da sbustare e quindi voglio cercare di mostrarveli nel più breve tempo possibile. Intanto, ripeto, come dicevo nel video precedente, pacchetti bellissimi, bellissimi da conservare e da collezionare, chiusi anche questi. Probabilmente poi ne prenderò, se non mi sbaglio, ce ne sono 10 con 10 illustrazioni differenti, quindi 10 varianti. Dovevo sempre avere a che fare con Panini che mette le figurine al contrario. Ragazzi, abbiate un pochino di pazienza. Tanto, ripeto, artwork, questa ce l'ho tipo 4 artwork strepitosi per quanto mi riguarda. E intanto, ragazzi, chiedo a voi come avete in mente di disporre le parallel. Perché più di una persona mi ha chiesto nei commenti del precedente video come ho intenzione di fare. Io probabilmente, come vedete, ho due album al momento, e in più, come vi accennavo nel video precedente, intanto Drago Blu, anche questa doppiona, come vi accennavo nel video precedente, sto aspettando l'edizione scatola rossa. Intanto qui abbiamo subito sculato con una parallel dorata. Molto bella, proprio a proposito di parallel. E vi dicevo, sto aspettando anche l'edizione da collezione con scatola rossa, e quindi probabilmente quello sarà il mio album principale. Anzi, senza probabilmente, ma sarà così, perché è del motivo per cui ancora non sto attaccando le figurine. Non le sto attaccando perché aspetto che Panini si decida a spedire altra parallel, questa volta argentata. E quindi io penso che attaccherò le figurine Wulfgar, bellissimo. Attaccherò le figurine probabilmente le parallel le metterò sull'album cartonato, credo. Mentre un altro di questi due che vedete adesso come sfondo lo userò per le carte base, altra parallel, bellissima illustrazione tra l'altro, parallel argentata. Figurina al contrario, come al solito, olografica, altra figurina al contrario, e poi abbiamo Bruenor. E quindi, ragazzi, in realtà non c'è un criterio su come mettere un'altra dorata, raga, ma che è? Oh, bellissima, bellissima anche questa, bella sia l'illustrazione che la cornice. Questa è la spada. Il Sacro Vendicatore, molto bello. Non c'è un criterio su come mettere le parallel o altro, insomma, potete fare un po' come volete, ok? A voi sta il criterio giusto per voi, per il vostro modo di collezionare, se avete intenzione di spenderci magari qualcosina in più per andare alla caccia di tutte le parallel o di tutte quelle argentate o semplicemente di tutte quelle dorate, insomma, dipende molto da come scegliete voi di disporre le figurine. Un'altra parallel dorata. Raga, oh, con D&D sono fortunato, oppure è proprio questo il rate dei pool. Molto bella questa dorata. E io probabilmente non andrò a caccia di tutte le dorate, ragazzi, ma nemmeno forse di quelle argentate. Bellissima questa carta del Lich. Bella. E probabilmente nemmeno di quelle argentate. Vediamo, vediamo. Vediamo come va un'altra parallel dorata. No, però è doppiona questa. E vabbè, va bene lo stesso, ce la facciamo andare bene. E probabilmente, ragazzi, farò appunto, metterò in base, non le attaccherò. Una volta che
completata tutta la collezione, mi farò una sorta di resoconto e vedo, insomma, se avrò, mi mancheranno poche carte argentate, magari vado a caccia di quelle che mi mancheranno e le metterò nell'album cartonato. Quelle dorate, probabilmente, bellissima illustrazione anche questa, Twixt do Urden. Quelle dorate le lascerò proprio da una parte senza attaccarle, quindi non lo so, gli dedicherò un qualcosina in collezione, una parte speciale in collezione, non lo so, perché comunque raga, tutte, ho saltato una figurina perché sono attaccate. Questo è il globo dei draghi. E niente, e quindi ecco, non c'è una disposizione particolare secondo me. Fate un po' come volete, anzi, sono curioso di sapere se collezionate cosa avete intenzione di fare, come avete intenzione voi di disporle. Molto carino il cricetino. E questa invece è la spada del furto vitale. E invece per quanto riguarda D&D, quanti di voi sono dei giocatori di D&D? Io purtroppo è un po' che non gioco. Ho giocato Baldur's Gate, che però non c'entra niente, cioè c'entra, ma non c'entra niente con il gioco di ruolo vero e proprio. Bellissima questa. E qui abbiamo la carta della spada Vorpal. Però è un po' che non gioco a D&D, sinceramente. Da quando ho aperto il canale, il tempo è sempre quello che è, quindi non ce n'è tantissimo. E in più non ho molte persone. Ho un amico che gioca. Bello questo. Il Beholder. Ho un amico che gioca anche abbastanza assiduamente. E che anche lui ovviamente farà questa collezione di D&D. Anche questa l'avevamo già trovata, se non mi sbaglio. Questa parallel dorata. Ricordo, ragazzi, tra l'altro, che le parallel sono soltanto per le versioni base delle figurine, ok? Quindi ovviamente non ci saranno per quelle. Che carta è questa? Un po' particolare. Ah, sempre una parallela argentata. Non ci saranno per quelle olografiche o quelle ovviamente sagomate. Questa già l'avevamo trovata. Chissà a che punto sono. Questa è l'altra parte del Beholder. Bella questa di volo. E quindi, raga, dicevo, quanti di voi giocano abitualmente a D&D? Fatemi sapere. È un gioco meraviglioso, secondo me. Io ci giocavo molto di più da ragazzo, perché avevo, nel paese dove stavo prima, avevo degli amici che ci giocavano. C'era un ragazzo che, tra l'altro, a fare il master era un fenomeno, faceva vivere sempre delle avventure incredibili. Questa anche mi sembra che già l'abbiamo trovata prima, sempre parallel dorata. I nani, già sapete quanto io ami i nani. Qui abbiamo la carta del libro delle fosche tenebre. Beh, ragazzi, 36 pacchetti sono parecchi, eh? Spero di non starvi annoiando, che ce ne sono veramente tanti, e spero che vi stiate comunque godendo queste figurine perché non sono affatto male. Bella questa, Malice Durden. Mi piacerebbe tornare a giocare a D&D in modo abbastanza assiduo, però non potrei mai adesso, visto il pochissimo tempo a mia disposizione. Tutto il mio tempo libero praticamente viene convogliato sul canale. Purtroppo non è la mia attività, il Drago d'Oro. Drago d'Oro mi sa che è unica come carta, cioè non l'avevo trovata. E quindi tutto il mio tempo viene convogliato sul canale, quindi purtroppo non c'è molto tempo da dedicare anche al gioco di ruolo, ma mi piacerebbe tantissimo. Perché penso che queste siano le esperienze, queste ce ne abbiamo tipo mille, sia una delle esperienze più belle che si possano fare senza togliere nulla ai videogiochi. Assolutamente, sono un grande videogiocatore da praticamente 30 anni, anche in questo caso ho smesso un pochino, ho allentato un po' la presa per via del canale, della scarsità di tempo, Drago Rosso, ma senza nulla togliere ai videogiochi, ragazzi, quando si tratta di viaggiare con la fantasia e di giocare
ad un gioco come questo, c'è sempre un feeling totalmente differente, secondo me. E poi D&D è il gioco di ruolo per eccellenza, il fustigatore, che ha ispirato praticamente non solo generazioni, perché appunto parliamo di 50 anni di storia per questo gioco, ma anche tantissime opere, dai videogiochi ai libri e quant'altro. Quindi, tanto di cappello per la storia. D&D è la storia. Oh, intanto, mentre io parlo e dico cose, qui stiamo cominciando a trovare un bel po' di parallel dorate. Quindi, comunque, secondo quella che... Mamma mia, questa mappa, bellissima. Secondo quelle che sono le direttive di Panini, in teoria, poi vabbè, la probabilità, ragazzi, si sa che non è fissa, ma in realtà la probabilità è in ogni pacchetto che ci sia una ogni 4 pacchetti. Poi vedremo quindi se avremo trovato in realtà 9 parallel dorate, essendo 36 pacchetti. Mi sto sbagliando? Non sono proprio un genio della matematica, ma dovrebbe essere così. Quindi diciamo che per andare a riempire la nostra collezione di parallel dorate, all'inizio è un po' più semplice, magari dovremmo trovare, comunque dovremmo comprare diversi box. Ecco perché vi dicevo, dipende da voi, da quanto volete investire in questa collezione e quanto per voi è importante avere tutte le parallel dorate o argentate. Le argentate sono un po' più fattibili, però il problema sarà sempre quando... Il nuovo Beholder sarà sempre quando appunto ci sarà da trovare quelle magari 4, 5, 10 parallel dorate o argentate che ci mancheranno, e quindi lì potrebbe essere più problematico. Io cercherò, come vi dicevo in precedenza, di prima di tutto completare la collezione, così ve la faccio vedere in un video dedicato. Faccio vedere l'album completo, insomma, ne possiamo anche parlare. Bellissima. E poi invece vi posso magari fare con più calma, anche fra boh, un bel po' di tempo, un video in cui magari vi mostrerò le parallel, tutta la collezione ma parallel argentata, o tutta la collezione ma parallel dorata. Sto sognando probabilmente ad occhi aperti, però io le intenzioni ce le metto tutte, le buone intenzioni. Non finiscono mai, quanti sono? Ok, ne mancano 4, più questo che ho in mano 5, ragazzi. Perdonatemi, ma sarà un video piuttosto lungo. Ma io sto andando spedito. E più di così, ragazzi, non riesco, l'orso gufo. Spero che Panini si sbrighi a mandarmi questo album, questa edizione in scatola. Ormai Lucca Comics è finito, quindi mi auguro che si dia una mossa, perché qui la voglia di attaccare queste figurine c'è, ma soprattutto mi sto riempiendo di figurine. Oh, dai, chiudiamo in bellezza. C'è in realtà un altro pacchetto, ma comunque un'altra parallel dorata ci voleva. E qui abbiamo una carta. Oh, è fuggita la carta. Un'altra carta mai vista da me. Ascia dei signori dei nani. Stupendo, ho mischiato intanto figurine e card, ragazzi, sto a fare un casino. Ah, in realtà sono due i pacchetti, surprise. E niente, raga, speriamo bene. Dai, un'altra parallel dorata per concludere il video ci vuole. Un altro leech. Praticamente con quel mio amico... Oh, eccola qui, ve l'avevo detto. Non so se l'abbiamo già trovata, ma comunque per concludere il video, un'altra parallel dorata, appunto, ci voleva. E questa è un'altra card mai trovata, Zavial. Quindi, raga, facciamo un resoconto, ma lo facciamo, un resoconto di quante parallel dorate, ma lo facciamo di là, per le conclusioni del video. Eccomi qui tornato con il resoconto finale, sono 11 parallel dorate e ben 19 argentate, quindi un totale di 30 parallel in un box di 36 pacchetti. Non male come media, probabilmente sono stato fortunato, però considerando quello che dice Panini, quindi una ogni due pacchetti, quindi su 36 pacchetti 19 argentate, più o meno ci siamo. Quelle dorate invece dovrebbero essere una ogni 4, quindi in teoria dovevano essere 9.
Però ne abbiamo trovate due in più, quindi dai, dovrei, mi ritengo fortunato, quindi fatemi sapere come sempre che cosa ne pensate. Non so se farò altri video di spacchettamenti di pacchetti, almeno che voi non me lo chiediate, perché di solito faccio sempre tre episodi per questo tipo di collezioni, quindi farò lo starter pack, quello da collezione, quando Panini me lo manderà, sicuramente quello lo vedrete, perché penso che ne valga la pena, e poi vorrei portare la collezione completa. Fatemi sapere voi invece se volete un altro box o qualcos'altro, io ovviamente ve lo porto sul canale. Ci sentiamo quindi qui sotto nei commenti, ragazzi, mettete mi piace se vi va, se il video vi è stato utile, vi è piaciuto, iscrivetevi che così mi date una grossa mano per portare nuovi contenuti a tema Dungeons & Dragons, Panini e chi più ne ha più ne metta, e ci vediamo come sempre a un prossimo video. Ciao ragazzi, a presto!